io sono totalmente nuovo alla politica nel senso amministrativo. Io sono un professore all'Università Cattolica, la Lurza, io insegno psicologia e sono presidente del corso di laurea di programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. Questo che vuol dire? Vuol dire che io da 20 anni mi occupo di progettazione europea, vuol dire che io da 20 anni insieme agli altri professori, ovviamente i miei carissimi colleghi e stimati colleghi, insegno ai ragazzi, e abbiamo qui una mia allieva, tra le più brave peraltro, come, ma non sei tu, è dietro di te, allieva, tu sei allieva in un altro senso, allieva è più dietro. Abbiamo un'allieva che sa cosa vuol dire fare project management, cos'è un welfare mix e parole che magari non dirò in campagna elettorale perché sono difficili, ma che sostanzialmente vogliono dire andare ad avere un'ottica imprenditoriale. La maggior parte di voi con cui ho già parlato sa che la mia logica è una logica da imprenditore, immettere finanza privata all'interno della macchina pubblica. Lo Stato non ha più nulla da dire da solo, ha qualcosa da dire se si apre al privato. Questo è il welfare mix, cioè l'unione virtuosa tra pubblico e privato. Devo risolvere i problemi di carino. E ve lo dico subito, la base è quella che già vi ho detto, quindi imprenditoria. Imprenditoria all'interno della macchina pubblica. Come? Prendiamo tutti gli esempi che volete. Possiamo partire dal pulire carini, la spazzatura, la rete fognaria, le piccole cose, non so, la villetta comunale, piuttosto che il verde pubblico, piuttosto che qualsiasi problema di carini. Se stiamo solo con i fondi comunali, io sto dicendo in giro, la mucca non ha più latte. Chiunque intenda mungere questa mucca sta scontrandosi contro una mucca che è diventata quasi totalmente sterile. Non ce n'è il latte. Allora cosa è possibile fare? È possibile prendere, andare a cercare il latte da altre mucche che hanno un interesse privato, personale, lecito e pulito, e all'interno di questo interesse creare bene comune per tutti. Facciamo l'esempio della costa, che forse è quello che più mi tocca da vicino, perché io vivo qui, vivo sulla costa e quindi ho diretta e quotidiana esperienza. Ci sono stati negli anni trascorsi degli abbattimenti. Gli abbattimenti hanno lasciato per terra più sporcizia di quella che forse hanno tolto. Benissimo. Questo cosa ha portato a Carini? Ha portato nuovi ingressi? No, ha portato esborsi. Esborsi è una costa brutta che non attira il bagnante, non attira l'investitore, non attira soldi, non attira nulla. Bene. È possibile ripulirla? Sì, con dei costi elevatissimi. Il comune ha questi soldi? No. Cosa possiamo fare? Imprenditoria privata. L'imprenditore, che sia l'esercito, c'è già una sottoforma di accordo che potrebbe essere ratificato, piuttosto che l'imprenditore privato, bando di gara aperto, miglior offerente, bonifica l'intera spiaggia, se l'esercito ne bonifica un tratto, se un imprenditore privato, e riceve in cambio la possibilità di avere una concessione quinquennale, decennale, ventennale, a seconda della spesa che va a sostenere, a titolo gratuito. Forse mi hanno detto a titolo gratuito non si può, benissimo, farò lo scambio della situazione, un chilometro di costo un euro, Sgarbi dava le case del centro storico di Salemi a un euro, stesso meccanismo, uguale. Pensiamo alla spazzatura. La spazzatura ormai, la voce che gira anche in altri schieramenti, che la spazzatura è una risorsa, questo l'hanno capito pure le pietre. La spazzatura non è un problema, è una risorsa, sono soldi, bisogna saperla gestire. È possibile farlo? Sì, con l'interesse privato all'interno del pubblico. Già l'amministrazione uscente ha avviato una procedura che dovrebbe ultimarsi il 25 maggio adesso, per la quale dal lato carrozzone, avete presente tutto il disastro che ha creato, si passa all'aro. Aro vuol dire ritornare, avere la possibilità di ritornare un meccanismo di mix privato-pubblico con possibilità reali di gestione. La procedura va bene? Benissimo, daremo continuità. La procedura va male? Speriamo di no, ma potrebbe andare male. Benissimo, abbiamo già la strada alternativa, la via di ripiego. La via di ripiego come si chiama? Si chiama isola ecologica per i rifiuti ingombranti e il falcio di potatura, che sono praticamente il 75-80% della quantità dei rifiuti che vediamo nelle strade.
Quindi possibilità di metterli, avviare a riciclo, riciclo virtuoso, quindi il falce potatura che diventa fertilizzante, il rifiuto ingombrante dal quale viene differenziato il ferro, il rame, tutti i materiali importanti, viene tolto alle strade e messo immediatamente in isola ecologica. Cittadini che a quel punto non hanno più la scusante, perché vedete, una cosa che mi dà anche fastidio personalmente come cittadino è che di fatto il leitmotiv comune in questi ultimi anni è stato che i carinesi siamo tutti incivili e maleducati. Io non sono incivile, io non sono maleducato, io chiamo l'APO e gli dico vieni a ritirare il frigorifero e mi rispondono no, mi rispondono perché c'è il numero verde, ma mi dicono non c'è il servizio. Chiamo il comune e mi dicono non c'è il servizio, dove lo metto il frigorifero esausto? Allora io, cittadino carinese, non sono un civile, sono messo nelle impossibilità di poter gestire la mia civiltà. Allora questo è l'impegno dell'amministrazione comunale, se sarò, come penso che sarò, il sindaco di questo paese, dare la possibilità al cittadino di essere onesto per come è. Basta questa cattiva figura, Calini deve rialzare la testa. Nel programma la paragona una bellissima donna, bellissima ma umiliata, che guarda a terra, che non si riconosce più. Calini deve rialzare la testa, deve guardare in alto. Ieri sera una nostra candidata che è qui ha postato una foto meravigliosa del tramonto sulla costa di Calini. Calini è questa. Però se guardiamo in alto, se noi guardiamo in basso, purtroppo per ora vediamo solo sporcizia e bruttura. Noi dobbiamo tornare a guardare in alto, dobbiamo tornare a vedere che è possibile avere un territorio pulito e bello, e voi siete la possibilità che io ho di realizzare questo. Questo è il punto centrale del discorso. Il programma totalmente basato sulle forze sane dell'associazionismo, della società civile, io non rappresento, ho detto prima, adesso sì sono il rappresentante anche di un partito, va bene, ma io non rappresento la politica in senso partitico, io rappresento la società civile come qualcun altro anche qui presente, professionisti, studi professionali, mondo della formazione, mondo della sanità, tutte queste persone hanno interesse a un programma di centrodestra e direi anche un po' spostato a destra, sempre moderato, sempre con valori cattolici, ma decisamente impiantato sull'idea di destra, sulla partecipazione privata all'interesse pubblico. Dicevo associazionismo, chiesa, le mie origini, è importante anche che chi mi conosce meno sappia, dice ma questo chi è, perché l'hanno chiamato? Bene, ve lo dico subito perché mi hanno chiamato. Mi hanno chiamato perché voi pensate, e vi ringrazio, chi mi ha chiamato pensa che io sia una persona onesta. Chi mi ha chiamato pensa che io sia una persona che si è fatta da sé. Chi mi ha chiamato pensa che io sono professore all'università, presidente del corso di laurea, e sa che mio padre non è un barone universitario. Non lo è. E non è neanche un professore universitario. Allora, chi mi ha chiamato sa che all'università sono entrato con le mie forze, con le unghie, scavando pezzo per pezzo. Chi mi ha chiamato sa che io per alte onorificenze ricevute nel mio lavoro politico non amministrativo, con delle associazioni, io sono stato nominato magistrato onorario. Si diventa magistrati onorari solo ed esclusivamente per alti meriti civili e sociali. E indegnamente, ma lo sono. Sono magistrato onorario in corte d'appello. Tante cose vi potranno dire su di me, ma una cosa non la possono dire, che io vengo qui a fare il candidato sindaco e domani il sindaco per l'interesse personale. Io questo sia chiaro a tutti, è tutto pubblico quello che vi sto dicendo, se io divento sindaco mi devo dimettere alla magistratura. Questo vuol dire che io non ho un interesse, anzi ci perdo e lo faccio lo stesso. I miei amici più intimi mi dicono sei cretino, sei pazzo. Stai lasciando quello che hai costruito perché? Per la politica. Perché l'idea che gira ora, lo sapete benissimo, è l'antipolitica. L'idea che gira ora è sfasciamo tutto. Sfasciamo tutto e chi se ne parla se ne parla. Ebbene, l'idea che sta girando dentro la mia testa, e questa è la mia origine, è quella dei gesuiti. I gesuiti che mi vengono padri, dei quali oggi sono consulente, ho studiato presso di loro, e che mi hanno chiesto di dire sì, e stanno appoggiando quest'idea. Dicono le cose, se le vuoi cambiare devi
cambiare da dentro e non da fuori. La politica ha sbagliato in tante cose, ma non dobbiamo fare tutta l'erba un fascio. È possibile, utilizzando lo strumento dei partiti, modificare la realtà a partire da Carini e continuando poi su Palermo e forse anche su Roma. Tutto questo lo possiamo fare usando la politica, non l'antipolitica, usando gli strumenti necessari, legali, regolari a nostra disposizione. Dipende da noi tutto questo. Io la faccio a Cenamento. Ci sono io nella vita, ve l'ho detto, ma dice, ma questo viene in Palermo a comandare qua? No, neanche questo è vero. Mio nonno e più anziani lo ricordano. Ora che vado girando, e chi si ricorda di me bambino, e chi si ricorda di mio nonno, il presidente Mannino, presidente di corte d'appello a Palermo, dove io oggi sono magistrato onorario. Avevo una parola buona e saggia, soprattutto per tutti. Di lui viene ricordata la saggezza, l'equità e l'equidistanza dalle parti. In chiesa madre riposa il mio prozio, Monsignor Tommaso Mannino, e il fratello del papà di Giuseppe Mannino, mio nonno, di cui vi ho parlato prima. Monsignor Tommaso, oltre che riposare in chiesa madre al ciprete di Carini, chi è? Monsignor Tommaso è un povero, suo padre era povero, che riceve la vocazione al nostro Signore, diventa sacerdote e si impegna per tutta la vita per i poveri, per i malati e per quelli, era il periodo della prima guerra mondiale, che combattevano in guerra, e per le famiglie di quelli che restavano qui. Monsignor Tommaso muore, viene inumato al cimitero di Carini, la sua salma viene traslata 20 anni dopo in chiesa madre, il paese compatto segue la salma e applaude al passaggio. Monsignor Tommaso morì povero, ma restaurò la chiesa madre, fu sempre a disposizione dei malati, creò diversi punti di distribuzione cibo nell'epoca della grande fame. Questi ricordi forse non li abbiamo più noi più giovani, ma se parliamo con gli anziani ricordano chi è Monsignor Tommaso Mannino, ancora oggi venerato, non riposa lì da solo. Andate a messa lì la domenica, troverete sempre qualcuno che si inginocchia davanti a Monsignor Tommaso, chiede una grazia, la riceve e ritorna. Allora, queste sono le mie origini carinesi, questo sono io, questa è la mia professionalità, che in maniera forse folle ho deciso di mettere a disposizione la città di Carini insieme a voi, perché di alcuni di voi conosco pure le storie. Tra di voi c'è qualcuno che già si è occupato dell'amministrazione anche a livelli molto alti, ma c'è anche tanta gente nuova che non si è occupata dell'amministrazione. Ci sono piccoli e medi imprenditori qua presenti adesso, poi tra di voi conoscetevi, scambiatevi le idee. C'è gente che fino a ieri parlava male della politica perché era stufa, era stanca, e oggi però, devo dire ancora una volta umilmente, indegnamente, ma grazie a me, ha deciso di smettere di parlare male e cominciare a fare qualcosa. Torniamo ai gesuiti e concludo, non abuso della vostra attenzione. I gesuiti mi hanno insegnato che purtroppo gli esseri umani, siciliani in particolare, abbiamo una cattiva abitudine. C'è una strada, c'è un sasso in mezzo alla strada, bello grosso, tutti passiamo, tutti ci lamentiamo, mandiamo male parole al sindaco di turno, ma oddio, uno che si ferma, scende dalla macchina e toglie quel sasso. Questo non succede quasi mai. Io ho tolto il mio... Oggi qui riuniti abbiamo gente che ha deciso di scendere alla macchina, togliere i sassi dall'amministrazione comunale, rendere Carini una città più bella, più vivibile, dove è possibile vivere non vergognandosi con i propri figli. Chiudo. L'ultimo pezzetto di motivazione che mi ha spinto a dire sì a questa coalizione sono stati proprio i miei figli, i quali anche loro ci perdono, perché io sono un papà molto presente, ho 3 bambini. Un papà che ama stare con loro, con i bambini. Ma sapete che è successo proprio il giorno che ho deciso di dire sì? È successo che mio figlio ha fatto il compleanno e gli ho detto, amore, facciamo una festicciola, invitiamo i tuoi compagnetti, lui va a scuola a Palermo, dei gesuiti. E lui mi ha detto, no papà, no, la mattina a scuola. E perché? Perché? Perché a forza di insistere, cosa scopro? Che si vergogna del posto dove vive. Cioè si vergogna di me, perché io stavo pure a Palermo, io 20 anni fa ho
deciso di venire qua, sposarmi qua e fare qua la mia famiglia per quelle radici di cui vi ho parlato. Quindi lui si vergogna della scelta che io ho fatto. Non è possibile. Non è possibile, cari amici, che i nostri figli si debbano vergognare di vivere in un posto solo perché è umiliato dalla sporcizia, solo perché è umiliato all'immondizia, solo perché è umiliato alla fognatura che fa acqua. Non è possibile. Dobbiamo proseguire il lavoro fatto dall'amministrazione uscente, chiudere tutta la fognatura, e si può fare perché il lavoro è già ampiamente avviato, mancano piccoli pezzi, non è un lavoro chissà quanto. Dobbiamo ripulire le strade, si può fare, i motivi ve li ho detti. Dobbiamo immettere liquidità nelle casse comunali per poter fare tutti gli altri punti che ora non voglio tediarvi, li trovate nel programma. Grazie.